Seconda giornata girone A, San Lorenzo Cup, si trovano di fronte la Canteras Mel Brasil e l'Atletico Calcio 2014. L'Atletico Calcio può qualificarsi alla fase finale se vince, la Cantera vuole rendere la vita difficile ai padroni di casa. Siamo pronti? Partiamo! Canteras Mel Brasil che si schiera in campo con Soja in porta, poi abbiamo Aliotta, Tuveri, Marino, Secchi, Pireddu, Porcu, Pancotto, Siddi e Coiana. Dall'altra parte l'Atletico Calcio in tenuta bianca, in campo Roberto Cugusi tra i pali, poi Di Martino, Aresu, Farci, Barbera, Schirru, Concas e Ambu. Calcio punizione in favore dell'Atletico Calcio, sul pallone manco a dirlo c'è Farci, ma c'è anche Fabio Di Martino, attenzione. Simone Farci, conclusione che si perde alta sopra la traversa. Andrà Simone Farci. Pronto lui, la mette nel mezzo. Non ci arriva nessuno. Poi attenzione al contropiede di Gabriele Pancotto che va verso la porta. Contro lui Cugusi, Pancotto, la palla è lì e c'è il vantaggio. Emanuele Aliotta, Canteras Mel Brasil in vantaggio sull'Atletico Calcio. Praticamente alla prima manovra offensiva i verde oro hanno messo la freccia, Pancotto è scattato velocissimo sulla corsia sinistra, poi davanti a Cugusi la messa in diagonale per il compagno, pallone tra l'altro deviato, ci è arrivato però Aliotta per l'1-0 quando siamo giunti all'ottavo minuto della prima frazione. Naturalmente Simone Farci che trova la conclusione, Simone Farci, 1-1, ha concluso praticamente da casa sua, sorpreso Paolo Soggia nell'angolino di sinistra, bravissimo il numero 4 a liberarsi sulla tre quarti, poi scagliare una conclusione violenta, precisa, quasi in attesa, 1-1 quando siamo al dodicesimo, adesso Tuveri che cerca di metterla in mezzo, molto bene per la traversa clamorosa, Aliotta. Possesso sulla sinistra, la mette in mezzo a cercare Pancotto, Gabriele Pancotto, conclusione centrale, sorpreso Roberto Cugusi, 2-1 per Canteras Mel Brasil appena un minuto dopo il pareggio dell'Atletico Calcio. Schirru intanto va a cercare Concas, arriva molto bene al recupero del pallone il numero 8 che poi la mette, era esattamente Secchi, la mette per Roberto Pireddu, 3-1, conclusione di controbalzo di prima intenzione, nulla da fare per Roberto Cugusi che cercava il pallone, 3-1, reazione immediata della Canteras Mel Brasil all'1-1 dell'Atletico Calcio. Farci che poi a sua volta trova Barbera sulla destra, Barbera che supera la metà campo, già in posizione buona per andare alla conclusione, la prova Soggia a dire no, Farci, palo clamoroso dopo il servizio di Ambu, si è girato in un fazzoletto il numero 4, tanto movimento in area di rigore, ma Farci e questa volta Soggia è strepitoso perché toglie la palla da sotto l'incrocio sinistro, gioco allargato per Pancotto, poi la mette in mezzo, non c'è nessuno, Simone Farci la prova a imbastire la ripartenza dell'Atletico, è già sulla metà campo avversaria, poi cerca nello spazio Ambu, limite l'area di rigore, posizione centrale, rischia il clamoroso autogol Giuseppe Tuveri, finale primo tempo, Cantera in vantaggio per 3-1, vantaggio sin qui tutto sommato meritato. Nel frattempo Di Martino ci prova a giro, non se l'aspettava Soggia che infatti è intervenuto in due tempi, attenzione a Farci, ci prova lui, impreciso, palla sul fondo. Adesso per Davide Porcu, girato sulla destra per Gabriele Pancotto che prova a metterlo in mezzo per Aliotta, Roberto Cugusi, intervento provvidenziale. Tanto Farci insiste, Simone! Farci, 2-3, partita riaperta, ha insistito il numero 4, arrivato al limite in posizione centrale, ha concluso con il sinistro, se non ho visto male da qui, beffato centralmente Paolo Soggia, si riapre la partita quando siamo arrivati al quarto del primo tempo, e quindi insomma da giocare, ce n'è e ce n'è parecchio. Punizione da posizione invitantissima per Simone Farci, siamo al limite all'area di rigore, appena decentrati sulla destra.
Va lui, sì, incredibile palo, e poi Concas che non riesce a ribadire in fondo al sacco. Concas adesso per Barbera che si libera molto bene di un avversario, prova ad arrivare al limite, la conclusione, Soggia la blocca a terra. Barbera prova a liberarsi di due, ci riesce e torna indietro Barbera. Tutto regolare secondo quanto dice Faisi. Allora attenzione a Liotta per la rete, messa a segno da Gabriele Pancotto. 4-2, contropiede perfetto quello della cantera Smel Brasil in un momento di sofferenza, è un gol pesantissimo, il gol del 4-2 che giunge al decimo della ripresa, quindi ancora un quarto d'ora per le speranze dell'Atletico Calcio, ancora un quarto d'ora per chiudere la partita per la cantera Smel Brasil. Pallone per Concas. Concas che apre per Simone Farci, che ha tantissimo spazio, ci prova da fuori Simone Farci, palla sotto l'incrocio destro, indemoniata la panchina del cantera Smel Brasil, perché al numero 4 è stato lasciato tantissimo spazio e da quella posizione non può perdonare Simone Farci. 4-3, partita nuovamente aperta. Tanto attenzione ad Aliota che semina il panico nella retroguardia avversaria. Emanuele Aliota, Cugusi ci mette una pezza, avrebbe meritato il gol. Aliota, attenzione, punta Cugusi, lo salta, poi la palla per il solito Gabriele Pancotto. 5-3, ma ancora in contropiede la compagine della cantera Smel Brasile, già il secondo gol consecutivo che fanno così, ma la difesa dell'Atletico Calcio dov'era? 5-3 per la compagine di Antonio Marino quando siamo al 18esimo. Aiota riceve sulla destra, prova a liberarsi di Concas, si ferma. Palla nel mezzo per ancora Gabriele Pancotto col compasso. Aliota dalla destra per Gabriele Pancotto, 6-3 per la cantera Smel Brasil. Ancora Pancotto, attenzione, accelera sulla sinistra, entra in area di rigore, mette giù Cugusi e poi torna indietro strepitoso il Gabriele Pancotto, che poi va a servire il compagno. Si tratta di Piredu. Aliota, Emanuele Aliotta, meritatissimo per la prestazione che ha offerto, in particolare nel corso della ripresa. L'Atletico Calcio sta affondando sotto i colpi brasiliani, 7-3 per la cantera Smel Brasil. Palla per Simone Farci, nonostante la sconfitta va detto Simone Farci anche questa sera veramente strepitoso, capace di riuscire a trovare gol da posizioni lunari. Di Martino ci prova lui dalla sinistra a girare, Soggia l'ha tenuta lì. Liotta si gira molto bene, forse subisce anche fallo, si libera anche di Simone Farci, strepitoso Emanuele Liotta, un altro che ha giocato una grandissima partita. Prova a entrare in area di gol dalla sinistra, ci riesce Emanuele Aliotta, 8-3, un gol strepitoso, è riuscito a passare in mezzo a quattro giocatori, non si sa come, non si sa perché. Poi davanti a Roberto Cugusi ha tenuto la freddezza di appoggiarla comoda comoda sul primo palo, l'estremo difensore dell'Atletico è rimasto sorpreso. 8-3, partita praticamente finita. Aliotta deve battere soltanto l'estremo difensore Cugusi, che alza sopra la traversa proprio sul triplice fischio di Faiz, e quindi si riaprono i giochi nel girone A con la cantera che annichilisce l'Atletico Calcio col punteggio di 8-3. Qui in compagnia di Gabriele Pancotto nel post partita di cantera Smel contro Atletico Calcio. Allora Gabri, avevate il dovere, diciamo così, di provare a tornare in corsa per la qualificazione. Ci siete riusciti, ci siete riusciti alla grande. Ma a questo punto, visto che avete battuto un Atletico Calcio così ben messo, perché come si abbia messo particolarmente paura, come avete fatto a perdere contro Pinacios, con tutto il rispetto ovviamente per i Pinacios? Vabbè, è stata una partita un po' particolare, in effetti attaccavamo noi e loro segnavano, sono stati bravi comunque a concretizzare, quindi merito a loro. Oggi noi abbiamo fatto una bella partita, una squadra comunque importante dove c'erano elementi molto, molto validi come Simone Farci, e oggi è stato un po' lo specchio dell'altra partita a parte inverso, ossia che noi siamo stati molto concreti davanti e siamo riusciti a sfruttare ogni minima occasione. Questo poi ha fatto la differenza alla fine. Infatti mi hai anticipato la domanda, un po' simile a quello che è successo l'altra volta, perché i primi 10 minuti praticamente siete rimasti solo nella vostra metà campo, poi alla prima ripartenza con te che sei andato sulla corsia sinistra è nato il gol dell'1-0, da lì è stato tutto più facile, poi insomma loro vi hanno concesso diversi contropiedi. Sì sì, infatti poi merito anche alla squadra nostra, comunque ci siamo difesi
con la grinta, con tutto quello che si poteva fare, e siamo stati, ripeto, bravi noi davanti insieme anche a Emanuele, che è molto bravo tecnicamente, tiene bene la palla e ci ha consentito anche di salire e di sfruttare l'occasione. A questo punto, giovedì contro Isbeciusu, rischiate di giocarvi la qualificazione come primi della classe, ve l'aspettavate? Beh, dopo la sconfitta dell'altra volta no, sicuramente, quindi a questo punto cercheremo di vincere, di passare come primi, insomma. Siete in ballo e ballate, insomma. Esatto. Complimenti a Gabriele, in bocca al lupo per la prossima, ciao, grazie.